per quanto mi appassiona la matematica mancina, dobbiamo vedere che cosa è accaduto quando c'è stata la trattativa. Oggi anche il procuratore nazionale qualche mese fa ha detto che la trattativa c'è stata, prima non lo diceva nessuno, ha detto sì, ha detto come no, c'è stata, probabilmente, una frase che a me ha fatto venire un po' un brivido dietro la schiena, ha detto probabilmente la trattativa ha salvato la vita a diversi uomini politici, la ricordate questa frase che è stata riportata nelle interviste? Allora, quando è iniziata la trattativa? Visto che tutti dicono che c'è stata e chi l'ha condotta? Personalmente, ovviamente, io esercito nell'ambito dell'articolo 21 una mia opinione, che me la sono fatta ragionando nel corso degli anni e anche perché ho trovato parecchie congiunture, non solo tra le vicende di cui mi sono occupato io e quelle future della protezione civile, ma anche di quelle passate. E vi voglio raccontare solo un caso che pochi di voi sanno, e anzi vi invito a seguirlo quel processo, il processo sulla trattativa a Palermo, dove sono imputati due altri ufficiali dei carabinieri per la mancata cattura di Bernardo Provenzano. Viene sentito a un certo punto un colonnello dei carabinieri, Riccio, il quale parla di un signore, tale Luigi Lardo, che doveva diventare collaboratore di giustizia. Non ce la fa perché viene ammazzato. Però prima di essere ammazzato confida ai carabinieri che vuole parlare dei rapporti tra massoneria, mafia, politica, istituzioni, magistratura, forze dell'ordine e servizi segreti. Penso che pure lui era un antropologicamente diverso. Fa il nome, attenzione al passaggio importante, nel processo gli viene chiesto ma fa qualche nome, per esempio di magistrati, e fa un nome, Dolcino Fali, che è quello che mi ha avvocato l'inchiesta Why Not. Sarà una coincidenza, tante coincidenze, qua stanno accadendo, Mancino, i servizi, andiamo avanti. Allora, quando c'è stata, quando è iniziata la trattativa? La mia opinione è che è iniziata tra la strage di Capaci e la strage di Tiananmen. Probabilmente, questa è la mia opinione, Paolo Borsellino, che era un altro che aveva il senso dell'urgenza, perché aveva perfettamente capito, e ricordatevi, andatevi a vedere su YouTube l'intervista dove lui parla di Mangano, De Nutri e Berlusconi, e quanto è straordinariamente commovente l'intervento che lui fa al dibattito organizzato da Micromega a Palermo, dove lui dice nel giugno del 92 probabilmente i principali responsabili della morte di Giovanni Falcone vanno individuati anche all'interno della magistratura. E anche questo quanto mi ha fatto venire un brivido dietro alla schiena e quanto mi ha commosso, ed è stato uno dei motivi che mi ha dato una forza enorme nei mesi difficili, quando mi arrivò la lettera di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, che disse: Luigi, per la tua vicenda io non provavo un'emozione così grande dalla morte di mio fratello Paolo. E quella intervista dove lui parlava di responsabili all'interno della magistratura mi ha colpito enormemente. Allora, secondo me, Paolo Borsellino aveva capito perfettamente, si era imbattuto, aveva intuito, aveva saputo, aveva compreso che c'erano pezzi all'interno delle istituzioni che, mentre alcuni cercavano i mafiosi, altri trattavano con i mafiosi e trattavano con chi aveva ammazzato il suo miglior amico, la compagna del suo miglior amico e 5 agenti di scorta. Non vi dimenticate che lui in quei giorni, giorni prima della strage di Via D'Amelio, aveva sentito Gaspare Muto, collaboratore di giustizia, il quale parlava di Contrada, poi condannato a 10 anni per mafia, parlava di rapporti tra mafia e politica, tra mafia e istituzione, tra mafia e magistratura, parlò del giudice Signorino che non resse l'onta dell'accusa di mafia e si sparò. Allora, probabilmente la strage di Via D'Amelio si inserisce nel disegno stragista, ma è sicuramente un'accelerazione degli eventi e non è più, secondo me, un omicidio mafioso ad effetti politici, ma è un omicidio molto impregnato da segmenti deviati dello Stato e delle istituzioni. La trattativa continua ad andare avanti, come tutte le guerre, c'è la bomba e ci sono le trattative. Vedete che cosa ha oggetto la trattativa?
l'impunità o immunità di Bernardo Provenzano, la mancata cattura, la mancata perquisizione al covo di Totò Riina, dove probabilmente c'era il papello, il fatto di proteggere Provenzano perché in modo che si catturava Riina e si fermava la deriva stragista che probabilmente, come ha detto Grasso, ha salvato la vita a politici. E la trattativa non è una cosa nuova del nostro paese. E noi dobbiamo capire, il secondo quesito, poi andiamo alle bombe del 93, è possibile secondo voi che una trattativa di questo tipo la conducono due ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, magari con simpatie un po' così fuori dall'ordinamento democratico, un po' piduiste, un poco diciamo vicine a cose passate? Non credo sia possibile. E mi sovviene un altro processo a me molto caro, per una serie di motivi, nel senso che non ho studiato tutte le carte, perché ho avuto la fortuna di studiarle, anche perché l'estensore di quel processo è stato mio padre quando stava a Napoli, che è il processo Cirillo. Il processo Cirillo è la Ciro Cirillo, un assessore regionale in Campania, braccio destro di Antonio Gava, fu rapito dalle Brigate Rosse. Ciro Cirillo viene liberato attraverso un riscatto a seguito di una trattativa che fu condotta, una sentenza passata in giudicato, la trattativa tra le Brigate Rosse, la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, che nel 1981 era, come dire, nel 1992 Riina e Provenzano, cioè i vertici della camorra campana, i vertici del SISMI e del SISDE, il Servizio per l'Informazione per la Sicurezza Militare e il Servizio per l'Informazione e la Sicurezza Democratica, nella persona di Belmonte e Musumeci, P2, come P2 Berlusconi e come evidentemente contrata nel 92, equivale, non sono bravo nelle equazioni di matematica, Belmonte e Musumeci. E l'altra parte, i vertici della Democrazia Cristiana di allora, le persone di Flaminio Piccoli e Antonio Cava. Allora, se trattativa c'è stata a questi livelli, lo Stato c'è stato dentro, una parte delle istituzioni c'è stata dentro, perciò ti spieghi perché tanti, e non solo Berlusconi, perché forse la cosa è ancora più complessa, non vogliono la verità. Allora, la trattativa va avanti, ma la mafia alza sempre di più il prezzo, perché sa che ormai ha il coltello dalla parte del manico e punta a due cose. Uno, a piegare definitivamente il paese, a metterlo in ginocchio anche agli occhi della comunità internazionale, e punta alla storia del nostro paese, le bombe di Roma, di Firenze, di Milano, la mancata strage per un soffio dello Stadio Olimpico dove doveva saltare un'autovettura alla fine o all'inizio di una partita di calcio, e inizia anche un messaggio di progetto politico separatista, di cui pochi ricordano. Inizio un progetto che prende un pochino in analogia la Lega Nord, ma lo porta alle estreme conseguenze, cioè un processo secessionista di staccare la Sicilia dal resto dell'Italia. Ma è strumentale questo disegno politico, perché sono già in corso le trattative che poi porteranno definitivamente, a mio avviso, a un percorso di istituzionalizzazione delle mafie e a una penetrazione delle mafie all'interno delle istituzioni. E Cosa Nostra in questo diventa sempre più simile all'Andrangheta, che è l'organizzazione criminale più potente che non ha mai o quasi mai attentato alla vita di servitori dello Stato, perché è molto più potente ed è in grado di arrivare ovunque. E questo percorso porta allo sbocco, sarà anche qui una coincidenza, non sta a me dirlo, comunque c'è la nascita di Forza Italia. Con la nascita di Forza Italia abbiamo già alcuni dati giudiziari significativi, come quello della condanna di Marcello Dell'Utri a 9 anni, e che con la nascita di Forza Italia sostanzialmente cessa la trattativa e non ci saranno più derive stragiste militari da parte di Cosa Nostra. Come si sono consolidate le mafie in questi anni? In due modi: attraverso la gestione illegale del denaro pubblico, ed è quello che esce fuori dalle inchieste della Protezione Civile, Why Not, Poseidone e tante altre. La gestione di miliardi e miliardi e miliardi di euro ha creato un sistema assolutamente trasversale tra pezzi significativi e rilevanti della politica e quella che Roberto Scarpinato chiama in modo egregio la borghesia mafiosa, cioè giri di prenditori di soldi pubblici, i soliti professionisti, i solici ambienti, diciamo, di persone che si sono arricchite grazie ai rapporti con la politica e che a loro volta hanno arricchito la politica grazie ai privilegi che hanno avuto dalla politica.
E quando tu controlli la spesa pubblica, gestisci la nascita e il consolidamento della mafia dei colletti bianchi, che non è più la mafia di Riina e di Provenzano con la coppola e col fucile a canne mozzate, ma è la mafia con la carta di credito, con le macchine di lusso, con la giacca e la cravatta, è la mafia che si siede nei consigli di amministrazione delle società pubbliche e private che gestiscono tra le varie cose questa privatizzazione selvaggia che ci portano nel paese, dalla privatizzazione del sapere, alla privatizzazione dell'acqua, alla privatizzazione della difesa, alla privatizzazione dei beni culturali, alla privatizzazione della società civile. E in questi consigli di amministrazione siedono la parte pubblica, il sistema lottizzatorio partitocratico di vecchia Tangentopoli maniera, e nella parte privata siede la borghesia mafiosa insieme alla mafia dei colletti bianchi.